Ok, buongiorno a tutti. E oggi vorrei continuare con un ultimo insegnamento, che non è l'ultimo, come ha detto Marco l'altra settimana. Noi ritorneremo a battere questo, diciamo, ferro caldo sull'insegnamento della guarigione divina. Continuerò dalla predica che ha fatto Marco l'altra settimana. E oggi il messaggio, avete un pochettino di pazienza perché forse vi darò forse un po' troppa informazione pratica, ma purtroppo sai, o queste cose si fanno in interno un po' più fuori, però vediamo di prendere quello che possiamo. Poi eventualmente posso fare una lista se ci sono domande, c'è il video che Marco mette su YouTube. E il messaggio di oggi tieni anche dei consigli pratici su quello che abbiamo imparato questo periodo. E vorrei fare una domanda: chi di noi, almeno una volta, non si è mai uscito dal proprio paese d'origine per visitare una città d'arte, in Italia per esempio, o forse non ha fatto un viaggio nel mondo, da qualche parte, qualche terra straniera? E quando si fanno questi viaggi, spesso che cosa si fa? Si portano indietro, portiamo con noi dei ricordi, dei souvenir. I souvenir possono essere di tanti tipi. Mia moglie ha un frigorifero pieno di calamite sul frigorifero, di paesi che abbiamo visitato o che altre persone hanno pensato di noi. E oggi vorrei parlare di un souvenir, di un ricordo, di un personaggio che ormai penso che noi dobbiamo conosciamo un po' bene, questo personaggio chiamato Nama, ok? E vorrei leggere alcuni versetti dalla parola di Dio. Mi dispiace perché c'è stato un problema tecnico da parte mia, e vorrei leggere dal capitolo di Secondo Re, capitolo 5, dal versetto 14 al versetto 19. Voi conoscete già la storia adesso di Naaman. E dal versetto 14 dice: allora egli scese e si immerse 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. La sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio. Andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, ora riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele. Perciò ora ti prego, accetta un dono dal tuo servo. Ma egli rispose: come è vero che vive l'Eterno, alla cui presenza io sto, non accetterò nulla. Naaman insisteva con lui perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: poiché non vuoi, permetti che sia dato al tuo servo tanta terra quanta ne portano 2 muli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno. Ritornando al discorso di questi souvenir, di questi ricordi, no? Allora, vediamo anche qui a Montefeltrone, quando vado qui alla cantina sociale, vedo spesso stranieri che caricano la macchina di olio, di biscotti, di parmigiano per portarlo via, perché vogliono un ricordo bello di dove sono stati, delle esperienze che hanno fatto, no? E qui vediamo Naaman, il siriano, che fece un viaggio all'estero, perché lui veniva dalla Siria, andò in Israele, un paese di Israele, ma non andò per villeggiatura, non andò per intrattenimento, lui andò in Israele come viaggio di speranza. Lui andò in Israele per essere guarito, guarito da una malattia impossibile. E durante il suo soggiorno in Israele è dove lui incontrò il profeta Eliseo. Ma non soltanto incontrò il profeta, incontrò la potenza di Dio. Lui ricevette guarigione e conobbe Dio.
paese. E quando arrivò il momento per Eliseo, per Naaman, di tornare in patria sua, lui voleva ringraziare il profeta in qualche modo e gli voleva fare un dono, probabilmente un dono economico. Ma il profeta Eliseo lo rifiutò, non perché Eliseo non avesse bisogno, ma Eliseo non era un uomo ricco secondo il mondo, i profeti erano sostenuti in qualche modo, non è che lavorava, lui aveva bisogno di questo, ma non voleva che Naaman probabilmente avesse creduto che avrebbe potuto comprare questo dono o avrebbe fatto arricchire o dire in giro io ho fatto ricco il profeta, no? Non c'è questo. E Eliseo fece un voto: come è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Fece un voto, detto io non prenderò assolutamente niente da te. Allora Naaman fece una cosa curiosa. Cosa fece? Il versetto 17 chiese e fece far caricare dei sacchi di terra su dei muri per portare indietro nel suo paese, come ricordo. Era un po' un'esagerazione portare via questi sacchi di terra, però era importante per Naaman fare questo. Certamente Naaman non è che avrebbe adorato la terra, né ha fatto una reliquia diabolica da venerare, non avrebbe fatto questa cosa. Non c'era nulla di santo in questa terra. Era come se fosse stato un selfie di allora, no? Con il profeta del luogo dove era stato, per ricordarsi queste cose. Era come una calamita del paese dove è stato, che ha messo sul frigorifero, ma per lui era importante, era un segno che gli avrebbe ricordato, non aveva bisogno perché era stato guarito dalla lepra, ma aveva bisogno di qualche cosa di quella terra per portare con sé, dove lui incontrò la grazia di Dio sia per il suo corpo e anche per la sua anima. Per lui quella terra di Israele, in un certo senso, era una terra santa. Ma nel contesto della lettura di oggi, siamo nell'Antico Testamento e l'unico luogo santo che c'era era a Gerusalemme, il Tempio di Dio. Nel Vecchio Testamento c'erano delle leggi cerimoniali, c'erano dei sacrifici, c'era un luogo santo e stava a Gerusalemme, che era molto lontano di dove stava Naaman stava nella zona di Israele. Ma quello era l'unico veramente luogo che c'era. E grazie a Dio, noi facciamo parte, come abbiamo detto prima, di un testamento nuovo. Noi facciamo parte di un nuovo patto che il Signore ha istituito durante la Santa Cena. È un testamento migliore, molto, non si dice molto migliore, migliore di quello del Vecchio Testamento, perché non ci sono più edifici santi, non ci sono più sacrifici, non ci sono più offerte che devi fare, no? Tutta la legge cerimoniale da osservare. E nel Nuovo Testamento, il periodo in cui noi viviamo oggi, non esistono più edifici santi o luoghi costruiti con mano d'uomo, pieno d'oro, di arte, no? Belli da vedere, ma non esiste luogo santo o luoghi santi o terre sante. Perché? Perché nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo è venuto a vivere nei cuori degli eletti. Noi siamo il Tempio di Dio. Dio viene a vivere in te. Tu sei santo. Non una casta di persone che hanno agito così bene, il quale tu puoi
affidati a loro e sono dispensatori in qualche modo o portatori di grazia. Non è questo. Tu sei santo perché Gesù Cristo, lo Spirito Santo, vive in te. E quello Spirito Santo è lo stesso Spirito che si presentò in Gerusalemme nel giorno del Pentecoste e si presentò, come dice in Atti 2:2, come un suono, come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Questo Spirito Santo scese come delle lingue di fuoco su 120 dei discepoli che erano lì. Non 119, non 10, non i 5 più buoni o i più santi, no, su tutti 120 scese lo Spirito Santo, riempì la casa dove erano radunati questi fratelli, dove sedevano. E quando lo Spirito Santo scese sopra di loro, queste lingue di fuoco sopra la loro testa, loro iniziarono a dimostrare segni miracolosi. Il divino ha incontrato la carne e si esprimevano attraverso la gola, attraverso la lingua, attraverso poi avanti segni miracolosi. E questo spirito che scese quel giorno, nel giorno dello Pentecoste, lo stesso spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dalla tomba, e quello, lo stesso spirito, è lo spirito che vive in te, che vive in noi, che vive nei nostri cuori. E per mezzo di questo spirito noi apparteniamo, noi vediamo, noi siamo entrati, non in una patria fisica lontano dal nostro paese d'origine. Noi siamo entrati in un mondo, in un luogo chiamato il Regno di Dio. Noi siamo entrati in una dimensione che è al di là del mondo, e quel Regno di Dio è in noi, è con noi, e abbiamo accesso a questo. E non abbiamo bisogno di souvenir o ricordini di dove siamo stati per portare per noi, perché è in noi. In Marco 10:15 dice: in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. Gesù disse a Nicodemo: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Dunque, questo spirito che viene dentro di te fa una cosa di te: ti rende un ambasciatore del re. Tu, se sei nato di nuovo, sei un araldo, un messaggero del re dei re, che ha le sue leggi nel suo regno e ti dà un ordine, un comando, un compito. Non è se ti va o non ti va, perché quando il re dice a un suo araldo: vai in quella terra e fai questo, non puoi stare a dire: non mi va, mando un altro. No, il re chiama, non è un despota, è re chiama e ti equipaggia attraverso quel regno, quello spirito che è in te, e in quello spirito tu hai accesso a tutte le benedizioni spirituali che Dio ti dà, perché le benedizioni provengono da una fonte spirituale che è Dio, e queste benedizioni, questa forza sono in te, tu hai accesso a queste cose e ti manda a pieno titolo come ambasciatore nel mondo a proclamare il regno di Dio e la potenza che c'è nel regno di Dio. Cosa disse Gesù? Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto sarà battezzato e sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato.
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, gli ambasciatori. Okay? Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se beranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati e essi guariranno. Gesù ti rende partecipi a questa opera. Non c'è nessuno qui escluso a questa gloria divina che viene manifestato, questa luce nelle tenebre, questa salvezza a un mondo perduto. Dio rende ognuno di noi o 9 anni o 50 o 70 o 80 anni, non c'è età. Dio ti rende, tu sei un ambasciatore. Proviamo sempre a capire questa responsabilità che noi abbiamo di andare al mondo e ubbidire questo gran comandamento, questo mandato che il Signore ci ha dato, perché non è un optional, è, ha detto andate, non se vi va quando ve la sentite, perché Lui mette già le opere intorno a noi. Apriamo gli occhi e vedremo che il Signore ha preparato ogni cosa. Con quella responsabilità che abbiamo verso il prossimo e guidati dallo Spirito, quello Spirito Santo che era sugli apostoli, sui discepoli, nel giorno del Pentecoste che ha risorto Cristo, che fa miracoli, è in te, è lo stesso Spirito, non è lo Spirito inferiore o superiore, è lo stesso Spirito. E noi abbiamo questa responsabilità di fare queste cose, andare e pregare per i malati, scacciare i demoni, proclamare il Vangelo, proclamare la libertà. E oggi vorrei darvi alcuni consigli, perdonatemi se sono tanti, però provate a prendere quello che potete, ma ascoltate, io sono una persona pratica, io quando vado a convegni per la mia professione di aggiornamento, io voglio qualche cosa che lunedì mattina metto in pratica. Non, io non sono una persona teorica, va bene, ok, sì, mi piace l'idea, sto lì. No, la metti in pratica questa cosa e la vedi in azione e vorrei dare alcuni consigli pratici. E ho preso questi consigli da un ministero che si chiama DHT, di John Wake Ministry, e l'ho un po' provato a condensarli, ma fino a poco, perché c'è tanto, tanto materiale, come ho detto prima, questi materiali ci vuole tanto, tanto tempo per questo. Però oggi siamo pronti, oggi per lunedì siamo pronti, noi eravamo già pronti giorni fa o settimane fa quando abbiamo iniziato a fare questo, se non prima, no? Perché il Signore ci ha chiamati subito a fare queste cose. E allora, la fede noi la dobbiamo dimostrare attraverso le opere. Perché? Perché la fede senza le opere è morta. Noi non siamo salvati per le opere, lo sappiamo, ma la fede senza le opere è morta. E Dio ci ha chiamato a fare queste opere e dovrebbe essere per noi un'istigazione santa, una cosa che dice, guarda, io la devo per forza mettere in prova. Sai quando dice, oh, ho aperto una nuova pizzeria, tutti lì a correre in pizzeria, ho aperto questo luogo, questo ristorante, questo film, tutti fanno le borse, no, a comprare l'iPad. Ma quanto è più grande questo che abbiamo, no? Questa apertura a questo regno in quale il Signore ci porta a partecipare per la sua gloria. Io vorrei dire che questi consigli non è una formula, le formule non funzionano, non è un ricettario, passo 1, passo 2, passo 3, parla di questo, fai questo, muoviti in questo. Dio non funziona con le formule sono umane, religiose, sono formule. Dio lavora attraverso lo Spirito, però il nostro cuore deve essere ovviamente pronto ad ascoltare e pronto a agire in fede, perché è la fede, il livello di potenza spirituale dipende anche dalla tua fede. Più hai fede, più le cose vengono naturali, perché non c'entri niente tu, è Dio all'opera.
Perciò la prima cosa che dobbiamo fare è decidere, deve essere una decisione ferma, immovibile, di obbedire alla Bibbia. Parte tutto da lì. Io obbedisco e credo che questa parola, dall'inizio alla fine, è ispirata pienamente da Dio e Dio mi dice cosa devo fare in questa parola. Io, con fede, decido di agire secondo la parola di Dio e quello che Dio mi ha detto di fare, Gesù. E non devi aspettare quando te la senti. Perché, per esempio, quando il Signore dice devi perdonare, che vuol dire? Quando ti senti di perdonare. Perché se tu stai aspettando quando ti senti di perdonare qualcuno, tu non lo farai mai. No? Quando mi sento di fare una dieta, spesso le diete non ti senti di farle, no? Lo fai, basta. Io decido di seguire la parola di Dio. Non devi aspettare che vai in un'estasi mistica, l'estasi di Santa Caterina. Non succede quello. Lo fai indipendentemente da quello che senti, perché quando arriva quel malato, o quel tuo parente, o quel tuo vicino di casa, qualunque che sta male, forse non ti senti, non stai bene, non importa, tu vai avanti, perché non sei tu all'opera. È Gesù che allora, tu sei quell'arauto che in quel momento il Signore dico, ti ho mandato lì, fai la mia opera, non con la frusta, ma fai la mia opera, io sarò con te, sono io lì con te. E sapete, quando facciamo queste cose, sai, c'è questo principio, quello che tu semini, mieti, no? Più getti le tue acque, le palle sulle acque, non sai cosa tornerà, spesso ti torna molto di più di quanto ti immagini quando hai fede di mettere in pratica e gettare questi semi. E tu decidi di obbedire la parola di Dio anche se tu metti o preghi le tue, metti le tue mani, preghi per 10.000 persone e ancora non vedi qualche cosa, tu continui a farlo. Perché i sintomi o l'esito di allora non annullano la parola di Dio. Perché noi che cosa sappiamo? Che Dio ha messo la sua parola sopra il suo nome. La sua parola l'ha messa sopra il suo nome. Perché? Perché, do un esempio, no? Se voi cercate un medico, cioè avete un tumore, un male brutto, no? E avete bisogno di un grande medico, no? Allora sentite in giro, no? Oh, guarda, so che c'è questo medico che ha risolto questo, ha fatto questo, ha guarito questa persona, è bravo, onesto, questo. Come si chiama? Il nome viene spesso dopo, perché c'è la testimonianza e dietro quella testimonianza c'è quella reputazione. E dietro quella reputazione c'è il nome. È la stessa cosa, la parola di Dio è la testimonianza di chi? Dietro il nome. Lui mette la sua parola sopra il nome. E anche se tu non vedi quelle cose in quel momento, non annulla la parola, perché Dio ha messo questa parola sopra il suo nome. Dunque è importante la sua parola messa in pratica. Ok? Noi siamo, come abbiamo detto, non il mandante di questa guarigione, noi siamo ambasciatori di questo. Quando facciamo questo, sappi che Dio è dalla tua parte, non dovete temere, Dio è con te, Dio è della tua, Dio sta difendendo te, Dio sta dietro le tue spalle in questo, non sta dietro il male. Dio non sta dietro la situazione, Lui sta dietro te, come se ti sta guardando, è in te. Dunque, di il Signore è con me. Sai, c'è una sciocca pubblicità che dice, dato stare con me, sempre con me, no? Sempre con te, non mi ricordo com'è, no? Un dado di brodo di carne sempre con me, sta sempre con me. Io grazie a Dio, c'ho il Signore che è sempre con me. E questa è la nostra forza, no?
Lui è dalla tua parte quando stai facendo questo. Distruggi i preconcetti religiosi. La tua tradizione, questo era per un tempo, questo non è una cosa per oggi, questo è assurdo questo concetto. O ci deve essere il professionista, lo deve fare Mario, lo deve fare Marco, o lo deve fare una persona super spirituale, lo deve fare un esorcista, lo deve fare la persona con questo dono, io non posso farlo. No, perché è per tutti noi. Tutti noi abbiamo lo stesso spirito, tutti noi abbiamo il mandato. Dunque, rompere questi concetti religiosi stabiliti di uomo. Non esiste questo quando noi andiamo a trattare la malattia. Quando c'è una persona che tu vedi che è malata, devi riconoscere o vedere la malattia come un nemico. Non la persona come un nemico, devi vedere la malattia come un nemico. Ok? È come dire, ok, questo dito, ok? Questo è il male, l'oppressione, la malattia, il diavolo, e io lo stringo, ok? Io se tengo questo stretto lungo tempo, che cosa succede al mio dito? Certamente, non circola la vita, no? E più lo tengo stretto, più peggiore la situazione, ok? Tu, il nemico non è la persona, il nemico è la malattia che sta opprimendo. Dunque, quando noi vediamo il malato, dobbiamo vedere che è un'oppressione, frutto del diavolo, che stiamo attaccando, non la persona. Dunque, riconosci la malattia come il nemico che tu devi combattere, e devi avere una santa ira, una santa ira contro il male, lo devi rifiutare, devi essere aggressivo contro queste situazioni. Devi vedere le persone come se fossero prigionieri di guerra. L'altro giorno stavo vedendo un programma di questi prigionieri di guerra quando entrarono gli alleati per liberarli, no? Loro erano oppressi, erano chiusi, erano dietro una rete, stavano tutti a guardare. Vediti come un liberatore, non liberatore Gesù Cristo, ma come un soldato che va lì a liberare questi. Dunque, dobbiamo rinnovare la nostra mente quando noi facciamo queste cose. Dobbiamo credere in quello che Gesù ci dice e farci preparare da Dio per agire in questo modo. Quando c'è una malattia, per esempio, noi dobbiamo comandare la malattia di uscire, di liberare, di essere libero, non supplicarla e pregarla. Devi comandare. Quando Gesù liberava, o gli apostoli che dicevano, per favore, dai su, no. No, comandi, tu hai questa responsabilità, perché dietro di te c'è Gesù Cristo, dietro di te c'è l'autorità di Gesù Cristo, dietro di te c'è la guarigione che Gesù Cristo ha, guarigione che Gesù ha preso su di sé, ha pagato attraverso le sue lividure, perché per le sue lividure noi siamo stati guariti. Dunque tu stai annunciando, dichiarando come un arabo questa realtà. Tu comandi nel nome di Gesù, guarisci, esci. Parla direttamente alla malattia o allo spirito. Non parlare a Dio del problema e non parlare agli altri del problema. Perché il Signore ha detto, io già ti ho detto quello che devi fare. Non è che tu dici, ok, poni la mano, Signore ha detto, vai e fallo, io già ti ho detto, devi farlo. E uso sempre l'esempio di un poliziotto che vede un ladro o vede un crimine che viene fatto. Cosa fa lui? Oh, scusa, va alla centralina, scusa, potrei andare a fare questo, ma lui già ha l'autorità, ha già le armi, ha già tutto ciò necessario per farlo, perché ha quell'autorità di farlo. Dunque,
non parlare a Dio di quella cosa. Tu vai direttamente a fare questa cosa. Un altro consiglio è: accetta di essere responsabile per il tuo prossimo. Prendi la responsabilità per il tuo prossimo, fatto nell'immagine e somiglianza di Dio. Vi ricordiamo, ci ricordiamo il buon samaritano. Chi erano coloro che si allontanarono da quel poveraccio? No? Gente indifferente? Religiosi? Prendiamo la responsabilità per il nostro prossimo. Questo dà gloria al nome di Dio. No? Quando facciamo una cosa al nostro prossimo è come se lo facessimo per Gesù Cristo. No? Sii umile. Questa è un'altra cosa. L'umiltà. Perché quella potenza e quell'autorità non viene da noi. E quello che tu fai, ti assicuro che lo possono fare altri. Dio non ha bisogno di noi. Non c'è uno migliore, uno peggiore. Dio si serve di strumenti deboli per mostrare la sua potenza. E quando vedi queste promesse di Dio che si avverano, dai gloria a Dio. Non c'è nulla in te che ha fatto questo. Non c'è assolutamente nulla in te. Tu sei stato solo lo strumento del Signore. E la gloria va comunque, l'umiltà è molto importante. Sii guidato dallo Spirito Santo. Ecco perché è importante pregare. Pregare. La mattina, Signore, per favore, mettimi davanti le persone che tu vuoi. Rimarrai sorpreso di quante persone tu incontrerai in quel momento, a quale tu puoi testimoniare attraverso la guarigione. Tutte queste persone. E io lo noto. Io la mattina quando prego, ti dico, oh, oggi è impossibile che vedrò qualcuno così. E mi capitano circostanze molto molto frequenti e profonde in quel momento. Dico, Signore, grazie a Dio, perché il Signore vuole il bene dell'umanità. Dio non vuole il male, non vuole l'oppressione, non vuole prigionieri. Gesù è venuto giù a liberare, a guarire, a risanare. Dunque, noi siamo quattro gatti qui, ma noi non ci rendiamo conto di quale potenza c'è dietro di noi. Quella potenza dietro di noi sconfigge la resistenza dei cancelli dell'Ades che ci sono intorno a noi. Niente potrà fermare la Chiesa di Gesù Cristo, né religiosità, né tradizioni, né Stato, né filosofia. Niente può frenare l'avanzamento del Regno di Dio. C'è una battaglia e noi siamo soldati già vincitori. Dunque capiamo qual è la nostra identità. Non c'è nessuno qui che non può e non sarà usato da Dio. Siamo vittoriosi nel Signore e dimostriamo, perché è una grande testimonianza questa. Sii guidato dalla compassione. Ok? La compassione fa parte di prendere responsabilità. La compassione. Come puoi non avere compassione di una persona che è bisognosa? No, no, nel senso... Non è il cuore di Gesù quello, no? Non è che devi essere perfetto, ma sai, però metterla in atto, esercita la compassione. Più lo fai, più verrà. Il Signore non si aspetta perfezione per dimostrare di compassione. Dice, sii compassionevole, no? È importante questo. E poi ci sono altre cose, ma vorrei dire, quando tu fai queste cose, quando tu vai e preghi con le mani e preghi per i malati, di qualunque tipo di malattia, perché non puoi mettere le malattie in vari gradi. Ok, qui c'è un mal di testa, qui c'è un cancro terminale sul letto di morte. Non devi vedere le malattie allo stesso livello, ok? Perché non puoi scegliere, non sei lo specialista, non lo so, tu sei un ambasciatore, lo specialista è Gesù Cristo, è lo Spirito Santo che vive in te e tu vai su quel letto di morte
e leggi, vedete quante testimonianze di quelle persone che si sono alzate da quel letto di morte, o di quelle persone che avevano questi altri tipi di problemi che ti sembrano banali. Spesso ci vuole ripetizione. A volte puoi vedere delle cose subito, ma il Signore già guarisce loro secondo la sua volontà, perché hanno forse delle situazioni che devono risolvere nella vita. Non ti vuoi mettere lì tu a decidere, ok, aspetta, prima di pregare per la tua guarigione, adesso faremo una consulenza pastorale per capire da dove è partito nel tuo passato, o vedere quanto tu vieni in chiesa, o quanto tu sei santo, o quante ore leggi la Bibbia. Non succede così. Tu vai indipendentemente dalla loro malattia, dal loro stato di fede, quello che fanno. Non è a te sapere questo. Il tuo ruolo è di essere un ambasciatore e amministrare, portare queste grazie di Dio. Perché, e poi, questa è la, concludo con questo, predica l'Evangelo. Perché i segni e la parola vanno insieme. Predicare l'Evangelo è importante, portarli a Cristo, perché la cosa più importante della guarigione di quella persona non è il loro corpo, e Dio guarisce anche quello, ma la loro anima. Noi siamo qui per portare, fare discepoli. Lo scopo della guarigione è fare discepoli, portarli a Cristo, dare gloria a Dio in quello che Lui ha fatto in Cristo. Che scopo ha la vita, o che scopo ha imparare la parola di Dio che riceviamo, se non lo possiamo applicare nella nostra vita? È aria, entra nell'orecchio e fuori esce, no? Noi non vogliamo imparare le cose la domenica per dimenticarcele lunedì mattina, perché se ci pensi bene, se tu ti basi su solo quello che tu ricevi la domenica, un'ora, e tutte le altre ore dei giorni che stai lì nel mondo, fuori, che cosa prende più tempo, il tuo tempo? Il mondo, i video, il televisore, il lavoro, la famiglia, questo e questo. Non puoi basarti solo di quello che tu ricevi oggi. Nutriti della parola di Dio, mettila in pratica la parola di Dio, non vergognatevi della parola di Dio, non vergognatevi, perché chi si vergogna di me, io mi vergognerò di loro. Quando ci sono delle persone che hanno bisogno di preghiera, questo è un esempio, c'era una signora che ha tutti questi mali, queste fibromialgie, mal di testa, no? E tu chiedi, no? Entri in confidenza, posso pregare per te? E vedrete che quasi 99.99% diranno sì, perché hanno bisogno di questo. Posso pregare per te? E loro ti diranno sì. E tu, nel nome di Gesù, poni la tua mano, perché quello è un segno. È un segno di essere uniti a loro. È un segno dell'unione che Dio vuole con loro. E bastano due parole. Nel nome di Gesù ricevi guarigione. Dai testa in te. Non entrare nello specifico e vai. Semplice, semplice. Non è una formula, ma questi principi teniamo ristretti. Ovviamente questo è per persone che sono entrate in quel regno, quelli che non hanno bisogno di souvenir religiosi. Sei tu in questo regno. Sei nato di nuovo? Se non sei nato di nuovo, allora cosa disse Pietro? Proprio in quel primo giorno della Pentecoste, quando scese lo Spirito Santo: pentiti, credi nel Signore Gesù Cristo, sii battezzato e riceverai il dono dello Spirito Santo. Perché se tu non sei nato di nuovo, non vedrai il regno di Dio, e l'ira di Dio rimane su di te. Che il Signore ci benedica e vi incoraggio, fratelli. Mettiamo in pratica lunedì mattina, se non oggi, in fede, questo mandato quale Gesù è dietro di te. Amen.